Ci siamo. La diretta col direttore sportivo pronto. La giallappa sei fornelli. Speriamo che finisca. Stasera si parlerà di storia del nord. Ciao Guido. Ciao ragazzi, aspetto che arrivino un po' le persone, qualche secondino, minutino, poi abbiamo il nostro ospite Romanon. Roman, ci sei già? Ti chiamo. Mai stato così puntuale. Appuntamento serale. C'è anche il vecchio president Merusi, Ciao. vecchio perché ho 80 anni. Ciao Roman. Ciao. Ciao Ago. Come stai, Roman? Bene, voi come state? Bene, bene. Come va la quarantena? Va bene, sono. Va tutto bene, sono ancora vivo. È già qualcosa. Come te la passi? Beh, me la passo bene, faccio tanti rulli. Adesso ho iniziato col programma scientifico. Quindi, quando ricomincio, gamba esplosiva. Sì, immagino, come al solito. Più o meno sì, esatto. Gambe esplosive come al solito. Io invece sono un po' stanco. Oggi è il 32esimo giorno di rulli e devo dire che si sentono, si iniziano a sentire sulle gambe. Però va bene, dai, non è un problema. Mi senti? Mi Sì, ti sento bene. fa piacere. Perché ti muovi? Perché ti muovi? Mi sto mettendo a posto. Boh. È impossibile. Figa davvero. Ci vuole un miracolo. Ci vuole un mezzo miracolo, ci vuole. Allora, siamo partiti da ormai un mese con queste dirette, cerchiamo di parlare tutte le sere di argomenti diversi, intervistando ciclisti, ex ciclisti, preparatori o parlando semplicemente delle storie. Semplicemente, tra l'altro, per me è una delle. Devo beccare perché ho un'ombra di una luce di bastarda che mi taglia metà la faccia, non capisco il perché. Vabbè. Poi. Parliamo anche delle nostre storie, storie che hanno legato insomma la nostra avventura in 60 all'ora e legate comunque a tanti eventi famosi. Quindi siamo partiti parlando del Giro delle Fiandre, abbiamo parlato della Parigi-Roubaix. Ad oggi, in questo periodo della stagione, di solito, a parte quest'anno, comunque abbiamo rispettato, diciamo proprio le settimane precise, quindi la settimana prima di Pasqua al Fiandre, la settimana di Pasqua alla Parigi-Roubaix, e poi dopo iniziano le classiche delle Ardenne, che sono tre fondamentalmente: l'Amstel Gold Race a metà settimana, la Freccia Vallone, e per finire la Doyenne, la Liegi-Bastogliesi. Dico bene, ho sbagliato il termine, giusto il Giusto, giusto. termine. La prima di queste classiche è l'Amstel Gold Race. Una volta non era così, una volta era dopo, era l'ultima. E una volta non era neanche così tanto importante. Diciamo che era una classica, era forse la più snobbata delle classiche monumento. Una volta esisteva fino nel 2002-2003, esisteva la Coppa del Mondo. E l'Amstel Gold Race rientrava comunque nelle 9-10 prove di Coppa del Mondo. Quindi comunque era una delle super classiche. A mio modesto parere, negli ultimi anni ha acquistato tanta importanza e merito agli organizzatori, con alcune modifiche del percorso l'hanno resa veramente spettacolare. Perché fino al 2003 la gara prevedeva
il solito percorso pieno di cotte nelle Ardenne, questa corsa è l'unica classica olandese, però l'arrivo era dopo un bel dopo un lungo tratto di pianura, quindi si rimescolavano un po' le carte, gli attacchi sull'ultima salita, sull'ultima cotta delle volte sfumavano, la corsa era veramente veloce, a parte qualche edizione particolare ci sono stati anche un po' di arrivi di gruppo, gruppi abbastanza importanti. Faccio un esempio, nel 2000 l'ha vinta Eric Zabel, che era un velocista. E anche Zanini. Zanini nel 96 però è arrivato da solo. Però diciamo che negli ultimi anni per me, con la modifica del percorso, quindi con l'inserimento nel finale del Kauberg, muro che andremo a raccontare e descrivere perché per me ha un fascino e una bellezza incredibile, ha reso questa corsa veramente più bella, più importante, più accattivante, e hanno vinto tantissimi campioni, nomi importanti, perché comunque l'arrivo è complicato. Poi negli anni c'è stata qualche modifica, l'arrivo l'avevano spostato avanti, l'hanno tornato a spostare indietro, l'hanno rispostato avanti. Diciamo che comunque il percorso dell'Amstel è sempre complicato, anche perché geograficamente parlando lo ritengo indescrivibile e incapibile anche per un navigatore GPS di ultima generazione, perché tutta la corsa si svolge in un anello di 30-40 chilometri dove riescono a fare 250-260 km di corsa con 4.400 metri di livello, ed è un labirinto di stradine in mezzo ai paesini, boschi, che cioè se uno non ci va, se uno non la fa, non può capire, perché penso che sia talmente unica nel suo percorso che la rende veramente spettacolare. È la più giovane delle classiche, Roma, perché è nata nel 66, quindi rispetto a Sanremo, alla Liegi, alla Roubaix, al Fiandre, a tante altre, è la più giovane. Però ha un fascino particolare. Tu come la vedi questa gara? Beh, le cose che hai detto te sono, cioè, le condivido. Ha preso questa gara qua, ha guadagnato un po' di prestigio perché uno... come dici te, hanno spostato l'arrivo, che in alcune edizioni era proprio sul Kauberg in cima. Adesso l'hanno messo appena dopo il Kauberg, praticamente dove siamo arrivati noi nel 2017. Si scollina il Kauberg, poi ci sarà un chilometro e mezzo di falso piano e c'è l'arrivo, dove ha vinto Van der Poel l'anno scorso, dove ha vinto Gilbert anche il Mondiale. Quindi sicuramente, avendo messo l'arrivo lì, ne ha guadagnato perché l'ha allargata a diverse possibilità. E poi ha avuto anche beneficio di essere messa, come hai ricordato te, una settimana prima della Liegi. Quindi la Liegi è la più ambita fondamentalmente nelle Ardenne. Quindi uno fa anche l'Amstel per testare la gamba per la Liegi. Quindi ci vanno veramente tutti a fare l'Amstel. Mentre una volta, essendo messa dopo di tutte, no? Che aveva già fatto Fiandre, Roubaix, Liegi, era una corsa che non aveva la loro storia e quindi era un pochino snobbata. Adesso, negli ultimi 15-20 anni, è diventata veramente una bella gara. Anche poi, se si vanno a vedere infatti i nomi dei vincitori, ci sono solo dei top di gamma, quindi è una gara bella, importante, ed è una gara difficile. È una gara difficile perché, come ricordavi te, in 20-30 chilometri ci ricavano 250 chilometri, quindi sono tutte stradine piccole. È una corsa difficile da controllare perché non c'è mai lo squadrone che la controlla tipo negli ultimi 50-60 chilometri, ma molto spesso vanno via. Quasi sempre vanno via delle fughe a 3, a 4 gruppetti da... È molto bella, molto bella, molto combattuta. Ed è una corsa difficile da decifrare anche. La cosa per me che caratterizza l'Amstel è il fatto che le strade sono tutte strette.
a parte qualche piccolo pezzo, le strade sono tutte strette, strettissime. Non ci sono mai grandi rettilinee, tutto curvo contro curve e strappetti. Non ci sono neanche salite impossibili. Non ci sono, non c'è la Redoute. Non ci sono le corde dell'Allier. No, è vero, però sono più corte e meno dure, però sono 30, eh. Alla fine sono 4.000 metri di dislivello. No, sono più di 30 perché in teoria dovrebbe essere 32-33, ma sono 4.400. Quello che rende difficile per me l'Amstel è il fatto che non c'è la salita impossibile, però non c'è una discesa che ti fa recuperare e non c'è un metro di pianura in mezzo, quindi sei sempre in tiro. Infatti negli ultimi anni si arriva al gruppetto ristretto che poi si decide la corsa su Gauber, ma il numero degli atleti che arrivano negli ultimi 4-5 km è veramente un gruppettino risicato. Comunque, giusto per dare qualche cenno storico, l'Amstel Gold Race si chiama Amstel perché lo sponsor è Amstel della birra. Infatti è la classica della birra. Tra l'altro buonissima, è una birra chiara, leggera, che si beve, com'è che dite voi a Parma, si gode l'Amstel, e ha fatto parte della Coppa del Mondo fino a che c'è stata la Coppa del Mondo. La corsa ad oggi parte da Maastricht e arriva a Valkenburg, in cima al Kauber, dopo un po' si spiana, dopo più o meno pieno di anche costui. Aspetta, per continuare, volevo dire, oltre a chi è costui, che ho sentito recentemente Mazzoleni anche, dopo magari l'ho sentito una settimana fa, Mazzoleni sta bene. Ok, grazie. Tra l'altro Mazzoleni penso che sia arrivato avanti un anno all'Amstel Gold Race, non mi ricordo che piazzamento, ma comunque deve essere arrivato nei primi 4-5. Comunque, la corsa è caratterizzata da questa infinità di côte, perché nelle Ardenne si chiamano così, è l'unica classica olandese, è caratterizzata da strade molto strette, molto piccole, curve contro curve, saliscendi, strappetti, salitelle, ed è una corsa che, come dici tu, è indecifrabile. Si fa fatica a controllare perché una squadra fa fatica a mettersi davanti, o più squadre mettersi davanti e tirare regolarmente, perché non c'è neanche tanto lo spazio tecnico per farlo. E vorrei dire qualcosa per i vincitori degli ultimi anni, perché comunque sono stati nomi veramente importanti. Io mi sono segnato un po' di nomi, ma più che altro, a parte l'Albo d'Oro, che potremmo dire un attimino, più che altro gli italiani e i plurivincitori, ma mi sono segnato un po' di corse che vorrei andare a raccontare brevemente con te, perché so che tanto le sai tutte. E il plurivincitore è stato Jan Raas, che ne ha vinte ben 5, e poi nell'era moderna il signore dell'Amstel è un certo Philippe Gilbert, che l'ha vinta 4 volte, e devo dire che l'ha vinta 4 volte come si deve, con delle azioni incredibili che dopo andiamo a vedere. Gli italiani non l'hanno vinta per 30 anni, il primo è stato Zanini, poi l'ha vinta nel Bartoli nel 2002, che gli ha tirato la volata Ivanov ancora sul vialone di Maastricht, a momenti a vincere il photo finish Bartoli, se non mi ricordo male gliela tirata. Diciamo che era una bella locomotiva in pianura. E poi l'ha vinta nel 2004 Rebellin, nel 2005 Di Luca, Cunego nel 2008 e Gasparotto nel 2012-2016. E come dicevamo prima, la salita, ci sono 5 côte famose. Il Kruisberg, te lo ricordi? Il Kauber, che ci si passa di solito più volte. Il Bemelenberger, che è difficile da dire. Keutenberg e Geulenberg. Queste sono le côte un po' più dure, un po' più difficili. Ma comunque ce ne sono più o meno una trentina. Quindi il percorso è veramente duro. Io mi sono segnato alcune corse che volevo ricordare un po' con te, e casomai per chi non l'ha viste argomentarle un po'. Dell'era moderna,
ce n'è una che mi ricordo in particolar modo, ma non ci sono tanto legato, perché nel senso che Rolf Yerman ha battuto Gianni Bugno sul photo finish, che come gli ho detto l'altra sera con Bugno, se rifà quella volata 100 volte la vince 110 volte, non so come ha fatto a perderla. L'anno prima del Fiandre, cos'era, il 93 e il 92? 93. Non era molto connesso quell'anno lì. No, era in maglia Gatorade, non era molto connesso. Però comunque anche Zoppo con la febbre avrebbe vinta quella volata lì. Comunque, vabbè, è andata come andata. Nell'era moderna, diciamo, da quando è inserito il Cowber, che è diventata un pochettino veramente molto più affascinante, molto più bella, ricordiamo la prima vittoria di Rebellini nel 2004, dove ha battuto Decker e poi è arrivato Bettini dietro con un gruppettino, li ha battuti sullo strappetto finale e ha fatto quarto di Luca. Nel 2005 di Luca ha vinto di prepotenza. Maglia Liquigas. Lì c'era un bel gruppone, lì saranno stati in 30-40 quando ha vinto di Luca. Lì erano una trentina. Devo dire che andando un po', saltando qualche annetto, un numero veramente bello l'ha fatto Kunig nel 2008, perché c'era un gruppo di tutti di campioni, erano rimasti in pochi, anche lì sì, una trentina proprio all'ultima curva, però dopo si è spaccato subito. Schleck ha dato una trenata, Frank Schleck, incredibile, ha fatto un chilometro alla velocità folle, Kunego dietro sembrava non faticare, ha fatto la volata, ha vinto con una gamba, ma l'ordine d'arrivo è da leggere, perché Damiano Kunego, Frank Schleck, Alejandro Valverde, Davide Rebellini. Poi dal 2010 siamo arrivati nell'epoca di Philippe Gilbert. Nel 2010 ha dato una fucilata che penso che ce la ricorderemo per tutta la vita, noi appassionati, perché ha dato una fucilata sul Cowber, che praticamente lui faceva un altro sport. Cioè gli altri correvano a piedi, lui correva in bici. Non c'è stata storia, non c'è stata replica, proprio lui è partito penso a 10 km orari più forte degli altri, ha salutato tutti ed è arrivato, ha fatto un numero incredibile. Poi gliel'ha fatta rivedere 2 anni dopo quella fucilata lì al Mondiale. Al Mondiale, ci arrivavo. Infatti mi ero segnato che l'anno dopo l'ha rivinta, però la fucilata l'aveva data Joaquín Rodríguez, ha dato anche lui una trenata incredibile, non come Gilbert quell'anno lì nel 2011 è stato a ruota, poi l'ha saltato i 300 metri facilmente e ha vinto la sua seconda Amstel. Poi l'ha rivinta, scusa. Nel 2012 l'hanno fatta, l'ha vinta Gasparotto, è arrivato secondo. È stata la prima di Gasparotto nel 2012. È arrivato terzo Saga, sono arrivati sfiniti, hanno fatto la volata che sembravano a pezzi proprio. Sono arrivati in un gruppettino, ma erano sfiniti perché l'hanno fatta fortissimo, ha fatto fortissimo il Cowber. Però nello stesso anno Gilbert, con l'arrivo spostato di un chilometro, ha vinto il mondiale e lì ha dato la fucilata che diede nel 2010, però l'ha tenuta per un chilometro e mezzo in più, vincendo il mondiale in un modo incredibile. È stato bellissimo quell'arrivo lì, è stato un mondiale bellissimo, se l'hai meritato. Ovviamente dopo 260 km di mondiale e 4.000 di dislivello, scatto sul Cowper che è un 12-13% con il 53-16, così a 35 all'ora. Altezza, esatto. Poi mi ricordo la vittoria ancora di Gilbert nel 2014, che l'arrivo era uguale al mondiale 2012, quindi avanti un chilometro e ancora fucilata di Gilbert e arrivo di Gilbert. E poi, queste io ti dico quelle che mi ricordo di più io. Nel 2017... Quando ho fregato Kwiatkowski. Di nuovo fanno il voto Gilbert e Kwiatkowski e lo batte facilmente in volata, lì ne aveva anche lì da vendere. E quindi secondo me le Amstel Gold Race di Gilbert sono 5, perché
come Albo d'Oro sono 4, ma siccome ci ha vinto il mondiale sopra, per me lui l'ha vinta 5 volte. A lui ha vinto un mondiale 5 Amstel, perché lui comunque Amstel, sì. Il mondiale di Valkenburg era uguale all'Amstel, forse c'era un pelo più di dislivello, ma era lo stesso percorso. E lui ha rivinto a modo suo, attaccando sul Cauber, facendo il vuoto e facendo, come al solito, un numero incredibile. Quindi nell'era moderna dobbiamo dire che, come la settimana prossima scopriremo qualche altro corridore legato alla Freccia e alla Liegi, Gilbert è l'uomo dell'Amstel Gold Race. Esatto, direi anch'io che la corsa è marchiata da Gilbert, è la sua gamba. Sì, tra l'altro devo dire che le azioni più belle sul Cauberg sono sue. Non sue, sì, sì. Cioè le azioni più belle di prepotenza, aveva fatto il vuoto e l'ha fatto Gilbert, quindi è la sua corsa. E comunque nell'era moderna vincere a 4 volte, più vincere un mondiale di sopra non è facile, perché nell'era moderna è cambiato tanto il ciclismo. Lui comunque, come diceva la settimana scorsa, comunque ha vinto il Fiandre, ha vinto la Roubaix e ha vinto 4 Amstel e un mondiale. È uno dei pochi, ha vinto la Liegi, ha vinto la Freccia, è uno dei pochi che è riuscito a vincere sulle pietre e nelle Ardenne. Sono veramente pochi, perché ad esempio gente fortissima come Bonen e come Cancellara, ne prendo due, che hanno vinto Parigi-Roubaix, Fiandre, Arelbeck e Gandeweghe, non hanno mai vinto l'Amstel, non hanno mai vinto la Liegi, non hanno mai vinto... Quindi Gilbert sicuramente è un campionissimo. Sai, c'è una differenza abbastanza importante, perché la Roubaix è durissima, come dicevamo la settimana scorsa, per il pavé e ci vogliono determinate caratteristiche. Il Fiandre, negli ultimi 120 km ci sono 17 muri con 2300-1400 metri di slivello. Qua però parliamo di 4400 metri di slivello e la Liegi di 5500 in un giorno, cioè corse a 40-41 di media. Sai, raddoppi il dislivello, quindi anche le caratteristiche tecniche del corridore, dell'atleta, cambiano. Non la può vincere uno di 82-83-85 kg, ma ci vuole gente che sia un pochettino più predisposta alla salita. E sicuramente gente come Gilbert, che comunque non è uno scalatore, però comunque su queste salite corte molto potente, e a parte che ha un cambio di ritmo incredibile, andava a nozze. Poi sicuramente questo è proprio il muro del Cauber, gli veniva bene la salita del Cauber, perché vincerci 5 volte sopra vuol dire che a riprova che è una gara difficile l'Amstel da gestire, da decifrare. Un fenomeno come Valverde non l'ha mai vinta, è arrivato 2 volte secondo, e Valverde comunque capitava sempre nella settimana che era in straforma, perché ha fatto collezione di Freccia e di Liegi Baston Liegi, quindi è sempre stata la sua settimana, il percorso ha dato le sue caratteristiche, però un fuoriclasse come Valverde non è mai riuscito a vincere un Amstel. Anche questa cosa qua è strana, perché comunque penso che l'arrivo fosse disegnato ad hoc anche per un Valverde, perché Valverde sugli arrivi in leggera salita o sugli strappetti è quasi, come dicevano da giovane, imbattibile. A dimostrazione che ha vinto il Mondiale, ha vinto le Frecce Vallone diverse, ha vinto le Liegi, ha vinto tante cose con gli arrivi su strappi in leggera salita. L'Amstel non c'è mai riuscito, quindi è anche questa una corsa molto complicata e molto difficile da gestire, perché nel finale si rimescolano molto le carte. Dopo l'ultima curva in discesa si gira a sinistra, inizia questo Cauberg e lì non sempre le cose vanno come devono andare, anche se comunque l'Albo d'Oro parla chiaro, l'ha vinta sempre solo grandissimi corridori. Chiudevo con, per me, uno dei più grandi numeri di ciclismo che ho visto negli ultimi 20 anni. L'edizione 2019 ha lanciato, per me, al pubblico e al mondo del ciclismo, un fuoriclasse che sentiremo parlare tanto in futuro, perché dopo aver vinto tanti mondiali di ciclocross, Coppa del Mondo, l'anno scorso ha fatto una cosa che dopo 260 km non puoi fare se non sei un marziano, perché c'erano in fuga 2 bomber che avevano vinto Sanremo, Strade Bianche, Parigi-Nizza, insomma avevano dominato l'inizio di stagione. Pulsan vincerà la
settimana dopo. Fulsang vincerà la Liegi la settimana dopo. Esatto, quindi abbiamo Fulsang e Alaphilippe che l'anno scorso volavano, come poi all'inizio stagione Fulsang quest'anno, ma comunque l'anno scorso volavano, condizione strepitosa, attaccano da lontano, sembra fatta, a pochi 7-8 gradi d'arrivo, se non mi ricordo, si mette davanti Van der Poel, questo ragazzino di 24 anni, ha le prime esperienze su strada, si è messo davanti, Non gli ha dato il cambio, non gli hanno dato il cambio. nessuno gli ha dato il cambio, ha tirato fino all'ultimo chilometro. L'ultimo chilometro, devo dire che Fulsang e Alaphilippe si sono guardati un po', hanno rallentato un po'. Lui dietro ha tirato sempre a balina. I dati registrati dell'Amstel dell'ultimo chilometro dopo il Kauberg, che c'è un leggero falso piano a salire, un leggero falso piano a scendere, poi pianura, registrano un chilometro fatto ai 59.300 di media, dopo 265 km e 4.400 metri di dislivello, con Van der Poel che tirava già da 7-8 km, ha fatto un chilometro praticamente 60 di media, in mezzo anche un falso piano, ai 200 metri, quando gli è arrivato a 15 metri, loro sono partiti a fare la volata, lui è partito. Raddoppiati. Li ha passati al doppio, al doppio, al doppio. Io penso che quel numero lì rimarrà nella storia del ciclismo, moderno non solo, perché comunque vincere una classica con un numero del genere era tanto che non si vedeva. L'anno scorso è stato veramente un arrivo e un'edizione particolare, perché quando tutto sembrava oramai fatto, scritto da Alaphilippe e Fulga, che comunque volavano e erano andati fortissimi. L'unica cosa che possiamo dire è che sono stati, tra virgolette, due polli l'ultimo chilometro a guardarsi un po', perché solo che avessero tirato un chilometro orario più forte avrebbero vinto. Ma dietro, Quando dimmi. si è messo a tirare Van der Poel, che mancavano 7-8 chilometri, che erano in un gruppetto di 6 o 7, lui si è messo davanti e non ha chiesto un cambio a nessuno. Fulsang e Alaphilippe avevano 50-55 secondi, non avevano, 15-20 secondi. Quello là gli ha mangiato 50 secondi in 8 km. È stato un numero incredibile. Sì, poi la volata finale che se l'è tirata da sola ai 60 all'ora e poi avete fatto la volata è stata incredibile. È stata veramente una. Ah, il direttore sportivo che ascoltava. È stato veramente un numero d'altissima classica. Uno dice però. Piwi dice però vecchio percorso a me piaceva di più, l'arrivo in salita piuttosto che ultimo chilometro in falso piano mi piaceva di più. Beh, a me l'arrivo sul Kauber piaceva tanto anche a me, nel senso che per me era più spettacolare, perché comunque perché adesso qualcuno potrebbe anche tentennare un po' sul Kauber a non farla tutta, poi quando spiana partire. Invece una volta il Kauber veniva fatto veramente a fuoco perché l'arrivo era lì. Comunque ogni tanto lo cambiano, rimescolano questa formula, però comunque. Comunque è meglio comunque adesso che è un chilometro e mezzo dopo il Kauberg, piuttosto che riportarlo giù, che fanno tutta la discesa, più tutto il vialone, la tangenziale di Maastricht, e c'hai altri 10-12 km di pianura. Assolutamente sì. Sì, allora sicuramente gli ultimi arrivi, Kauberg o post-Kauberg, sono i più belli. Quella dove rientravi discesone dritto di 4-5 km di leggera salita e poi pianura, vialone fino a Maastricht, sinceramente era quello che mi piaceva meno. Adesso così la corsa è veramente spettacolare, veramente bella. Penso che l'ultimo anno è stato quando Bartoli in maglia Fassa Bortolo nel 2002. Penso che è l'ultima volta che sono arrivati lì, che fra l'altro c'era Armstrong in quel gruppetto lì, che ha rischiato di vincerla anche Armstrong, perché c'era Ivanov, Bogaert, Bartoli e Armstrong, secondo me, erano loro quattro, ma Armstrong in maglia US Postal. L'ha avuto lì. Armstrong quarto è arrivato, perché in volata Ivanov ha cercato di inculare Bartoli, anche se era suo compagno. Armstrong l'ha persa nelle 90 99, direi da Decker.
Quello non me lo ricordo. No, l'ha persa da Bogert. Quello non me lo ricordo. Mi ricordo che nel 2002, secondo me, era nella fuga con Michele Bartoli e è arrivato quarto in volata, però era là davanti. È stata l'ultima volta che sono arrivati in città. Dopo ha vinto Vinokuro, la prima arrivo sul Cauber nel 2003. Esatto. Però non mi ricordo se c'era Astro in quella fuga lì. Comunque può essere, adesso non mi ricordo. Vabbè. Comunque, una corsa molto particolare. Vediamo. Nel 99 è arrivato secondo, primo Mickey Bogert. Nel 2001 è arrivato dietro a Decker. Esatto. Nel 2002 ci ha vinto Bartoli, secondo Ivano, terzo Bogert, il quarto non c'è. E secondo me il quarto era Armstrong perché era in fuga con loro. Infatti io mi ricordavo una volta di Decker, nel 2001 l'ha preso in quel posto a Decker, e sempre in maglia Motorola, e nel 99 da Mickey Bogert, sempre da maglia maglia Rabobank, entrambi in maglia Rabobank. E leggo nel 99 terzo Gabriele Missaglia in maglia Lampre, che è stato mio compagno di squadra tra l'altro 2 anni, era più o meno alto come Alberto Lana, che corre squadra con noi, era alto 1,24 m, però era forte, era veloce. Gabriele Missaglia, mi ero dimenticato, cazzo, avevo avuto in squadra 2 anni. Dice chi era quell'italiano? No, che l'ha vinto 2 volte, Gasparotto 2 volte. È l'unico italiano che l'ha vinto 2 volte. No, è l'unico italiano che l'ha vinto 2 volte. L'unico italiano che l'ha vinto 2 volte. Comunque, stasera comunque poi ho fatto un riassunto di quello che è stata leggermente la storia moderna dell'Amstel, perché comunque, essendo una corsa più moderna, ci sono meno storie, meno aneddoti che casomai le corse centenarie come possono essere la Roubaix o Fiandre. Ma anche perché volevamo tenerci un po' di tempo, come ci eravamo sentiti, per parlare della nostra trasferta che abbiamo fatto in una trentina di noi nel 2017, che siamo andati a fare l'Amstel Gold Race, quella a livello amatoriale, con ragazzi da squadra e clienti. Cosa dici, Roman, di quella trasferta epica? Beh, intanto è stata l'ultima volta che abbiamo messo piede al nord, e questo un po' mi dispiace, che è l'ultimo anno che siamo stati su, è stato il 2017. Poi abbiamo fatto tante altre cose, però le trasferte al nord sono state bellissime. Sono state bellissime perché per tutto, per il viaggio, per la compagnia, perché si condivide 4 giorni insieme. Per i posti che abbiamo visto, perché sia Bruges per il Fiandre che Maastricht per l'Amstel sono 2 città meravigliose. E la goliardia, lo stare insieme e anche, insomma, comunque l'impresa che abbiamo fatto, perché mi ricordo bene che il mio Garmin alla fine segnava 260. Preso 4-5 ore d'acqua, fatto 4.000 metri di dislivello e 32 côte. Ma Ciao. Un bellissimo ricordo. proviamo a raccontare un po'. Allora, mi piace raccontare questa trasferta come le altre, perché per me, per chi non c'è stato, per chi non l'ha vissuto, potremmo incuriosirlo, fargli venire voglia di avventurarsi in un viaggio del genere, perché comunque è veramente un'avventura andare a correre al nord, perché se non conosci un po' quei posti là, se non ti organizzi un po', è veramente complicato, nel senso che la logistica al nord è complicata, la logistica della trasferta, la logistica degli alloggi, la logistica dei percorsi, la logistica dei rifornimenti, la logistica dell'assistenza, tutto veramente complicato. Ed è comunque per noi, diciamo, dello staff, perché i clienti o quelli della squadra, come diciamo, quelli del gruppo viaggiavano in aereo, arrivavano a Eindhoven, e poi con la navetta arriviamo in albergo. Per noi dello staff dobbiamo dire che è un'avventura da quando si parte a quando si torna, perché ci sono sempre mille ostacoli, mille cambiamenti, mille problematiche,
e le succedono tutti i colori, cose divertenti, cose complicate. Però per me se ripercorriamo quella trasferta, per chi non era con noi, per me è bello, cioè per me è una bella storia da raccontare. Ah, io mi ricordo che mi siete venuti a prendere al casello a Parma, sarà stato le 6 del mattino, eravamo in 4, due sul furgone e due sull'ammiraglia. E poi ho tirato giù il culo dal furgone dopo 13-14 ore di furgone, perché abbiamo preso, ti ricordi, una coda della Madonna a Lussemburgo. Poi... No, abbiamo beccato una coda epica in Germania. E due ne abbiamo prese, una vicino a, non so se mi ricordo, Stoccarda, no, non mi ricordo dove, c'erano sti fermi, ma proprio fermi, un'ora e mezza. Io mi ricordo che all'andata, dopo la prima colonna incredibile, ne stavamo per beccare un'altra e... Mi stavo veramente rompendo le scatole. Ho visto l'autogrill con simbolo del McDonald's. Siamo andati dentro, ci siamo mangiati il McDonald's rivisitato tedesco. Faceva cagare, era in Germania, faceva più cagare. Sì, devo dire che di solito il McDonald's veramente per me è una salvezza, perché quando sono in giro all'estero o quando voglio qualcosa di sfizioso, il McDonald's per me mi salva la vita sempre, anche perché adoro i panini, la Coca-Cola e il McDonald's lavata mi piace troppo. Sono riuscito a mangiare un McDonald's quasi raccapricciante in Germania e avevamo mangiato anche un Würstel, quello col finocchietto, faceva tutto letteralmente schifo. Quindi ci siamo fatti una birretta, siamo ripartiti con un fiato improponibile in furgone in ammiraglia. E appena siamo ripartiti ci siamo beccati tipo un'altra ora e mezza di colonna fermi. E mi ricordo che l'arrivo è stato... Siamo arrivati a Maastricht, che erano tipo le Era alle 9 di sera più o meno. 9, 9 e mezza, perché il navigatore ci dava l'arrivo alle 6, poi alle 6 e mezza, poi alle 7, 7 No, e ma mezza, 8, 8 e mezza, 9. ti ricordi l'arrivo a Maastricht con i lavori bloccati, continuavamo a girare intorno. Allora, siamo arrivati in periferia di Maastricht, tra l'altro al tramonto, perché erano tipo le 8:30 e c'era il sole che calava, e questo tramonto rosa bellissimo su Maastricht. E mi ricordo ancora che c'era questa rotonda con un sottopasso, arrivavi su e c'erano tipo i lavori in corso con i gessi di cemento che bloccavano il destra a questo incrocio che il navigatore diceva destra, e solo che praticamente noi abbiamo girato tipo mezz'ora, ma dovevamo passare il fiume per entrare in centro a Maastricht, che non c'era verso. Io mi ricordo che abbiamo fatto quel sottopasso lungo tipo 2 chilometri, che è una tangenziale sotto Maastricht illuminata, avanti, indietro, poi alla fine ho detto ragazzi fermiamoci perché stavo per esplodere, cioè, e non ne potevo più, ero 14 ore che ero in macchina. Mi dava in linea d'aria l'albergo 1 chilometro, ne abbiamo fatti tipo 30 avanti per Maastricht, stavo per spaccare tutto, non ce la facevo più, ero veramente al limite della sopportazione. Questa è stata un'altra perla dopo le code, ma poi ci attendeva un'altra perla ancora più bella appena arrivati in hotel, che ti lascio il piacere di raccontarla. Beh, no, allora, intanto quando eravamo avanti, indietro, per Maastricht era il tramonto. Mi ricordo che quando siamo arrivati davanti all'albergo in centro storico, sul Ciottolato, che poi iniziava la via dove c'era l'albergo di fronte alla stazione dei treni, un albergo proprio in centro, un albergo antico in centro storico, era buio, pesto. Quindi da tramonto a notte, perché giustamente abbiamo perso quei mezz'ora, 40 minuti a girare come rincoglioniti. Entriamo in albergo, gli diciamo che siamo arrivati. E gli diciamo che dobbiamo mettere i mezzi in garage perché avevamo prenotato il parcheggio riservato in albergo. Lei mi dice: sì, mi dice quella reception: sì, non c'è problema. Qui di fianco c'è il parcheggio. Il parcheggio era 1,80 m, era in un palazzo antico alto 1,80 m con l'ammiraglia. Ok, ma più che altro che avevamo 30 bici da 5, 6, 8 mila euro nel furgone, e
che non poteva passare né in larghezza né in altezza dentro il buco del garage. Quindi gli abbiamo chiesto come fare, lei mi ha detto, beh, non c'è problema. Avanti c'è un parcheggio coperto che è quello della stazione dei treni. E noi gli abbiamo detto, beh, noi lasciamo 200.000 euro di biciclette in stazione dei treni. No, ma ragazzi, ma tranquilli, non qua. Non c'è nessun problema. Tra l'altro, non hai capito. Bisogna che ci trovate la soluzione. Ah, l'unica soluzione è che scaricate le bici, le portate nella sala conferenza al piano di sopra. Io mi ricordo, io allora sono sincero, io non so quante ne ho tirate. Ti ricordi in mezzo alla strada? Oh, 14 ore di furgone, scarica 30 bici, portarle su al salone, praticamente non si potevano usare gli ascensori, quindi c'era da attraversare tutta la sala, la scalinata. Ah, è stato... vorrei per rimarcare le imprecazioni che ne ho penso di aver raggiunto forse qualche centinaia nel giro di mezz'ora. C'erano 30 bici, 60 paia di ruote. Sì. Scusa, 30 paia di ruote, 60 ruote. Da rimontare, molte da rimontare. No, erano tutte smontate. Sacche e ruote tutte smontate. 30 valigie, tutte le ruote di scorta, frenadisco e ruote normali, tutti i pezzi di ricambio, officina così. E quindi immaginate voi, 30 bici, 60 ruote, 30 borse, tutto materiale, quanti giri abbiamo fatto su e giù per le scale in 4. Con uno giù che controllava, scaricava, gli altri facevano il passamano. Io mi ricordo che alle 10, 10 e un quarto, ero fradicio, ed ero incazzato come la iena, perché quando sei, dopo 14 ore che sei in macchina, sono 16 ore che sei in piedi, hai mangiato un panino al McDonald's che c'è vomitare, non ne puoi più. E lì è iniziata così. Dopo mi ricordo che siamo andati un secondo in camera, ci abbiamo buttato giù la roba e siamo andati in centro a Maastricht. E lì devo dire, Roman, adesso siamo... e lì è cambiato il mondo, perché Maastricht, il centro storico di Maastricht, è la roba mondiale. Lì il signore ci ha voluto bene e abbiamo prima mangiato nella piazza e poi abbiamo scoperto il nostro angolo di paradiso. Però aspetta, vai con calma, perché gli aneddoti particolari sono quelli che fanno la differenza. Siamo andati a mangiare in un posto bellissimo, a Maastricht è pieno, pieno di ristorantini localini, uno più bello dell'altro, sono minuscoli, piccolissimi, a volte con 4, 5 tavoli, 6 tavoli, ma sono uno più bello dell'altro. Siamo finiti in un locale. Tutto il centro chiuso alle macchine, tutto pavimentato, medievale, tutti i palazzi storici, molto bella Mastri, molto bella. Allora, Pimi dice: il signore ci ha voluto bene. Aspetta, andiamo in un locale, che entriamo e il tipo dice: cucina italiana. Ecco. Di solito, una cosa che non deve mai fare all'estero un italiano è andare a mangiare nella cucina italiana, perché all'estero la cucina italiana fa letteralmente cagare, fa schifo, quindi non ci puoi andare. E lui ci ha dato parmigiano reggiano e prosciutto di Parma. Io mi ricordo quando è arrivato il tagliere, ci siamo guardati a Roma e gli ho detto: in Italia chiude dopo un quarto d'ora con un prosciutto di Parma così fallito dopo un quarto d'ora. No, cioè, era quello delle buste in confronto del Lidl, è un Parma da 36 mesi, non so cosa sia, cioè una riserva, un culatello. Infatti abbiamo mangiato 300 olive, c'erano le olive con le acciughe, abbiamo mangiato 300 olive a testa, bevuto 10 birre a testa e poi ci siamo alzati. Sì, ci hanno pelato perché tipo, abbiamo speso tipo 50, 45, 50 euro a testa a mangiare 3 fette di prosciutto e parmigiano reggiano che era tutto finto, non era roba che veniva da Parma, ma probabilmente veniva dal Kazakistan perché non era commestibile. Però dopo Roma cosa è successo? Al ritorno a piedi nel centro. Al ritorno a piedi, percorso dal centro all'hotel, passiamo il fiume, nel scendere il ponticello del fiume verso l'hotel, sulla destra, praticamente abbiamo visto tipo come la grotta di Betlemme, no? Con...
E c'era questo locale, si chiamava The Cabinet, e siamo entrati e dopodiché non siamo più usciti, no? Negli altri 3 giorni era tappa, dopo è sempre stata tappa fissa. Beh, quel locale lì me lo ricordo che era in angolo, stile tipo londinese, e era mondiale, Roman. Quel posto lì era mondiale, quello ci ha regalato 3 giorni di soddisfazione. Gin tonic, abbiamo cominciato con i gin tonic. Infatti, poi quella notte lì, non so se sono stati gin tonic, le olive o il prosciutto alla diossina, ma nonostante ero devastato e 14 ore di furgone, non ho dormito un cazzo. Stavo da cani, cerchi un testa, c'è cioè un casco in testa così. Sì, devo dire, Roman, che il rientro in albergo dopo essere stati un paio d'ore a The Cabinet, quindi tipo si era fatta l'una, 1:30 di notte, svegli dalle 5 e quindi avevi una voglia di dormire incredibile, stanco, morto, ma qualcosa è andato male, perché io mi ricordo delle vampate di calore e sudorazioni improvvise, che non hanno reso la notte semplice, è stata un'altra gara. Mi Però svegliavo di notte, sognavo che uno mi metteva una sciarpa in gola per soffocarmi, no? E mi svegliavo senza respiro, tutto sudato. Questo è stato l'avvicinamento all'Amsterdam Gold sì. E poi io mi ricordo una cosa molto bella, che non ho vomitato la sera, ma ho rischiato colazione, che sono andato giù e mi sono messo a sedere, e sicuramente dopo un viaggio del genere hai mangiato il prosciutto chimico, le olive e giusto qualche gin tonic, arrivi giù la mattina, ti fa schifo tutto, vuoi bere tipo un cappuccino, un caffè americano, e proprio. E di fianco a me c'era della gente che mangiava delle tartare di salmone crudo Esatto. alla mattina alle 8. E il buffet c'erano solo delle insalate con pannacida, cetrioli, salmone, uova sbattute, spezzatino di carne. E io ti ho detto, oh, i posti sono belli, ma sti qua fanno una vita di merda. La colazione me la ricordo anch'io, sono arrivato giù devastato. Mi ricordo la scena, dopo ho bevuto un succo d'arance e basta, Sì, che ti sistema l'acidità. ho alzato su, sai che c'erano quei vassoi col coperchio? L'ho alzato, c'era l'uovo e il bacon, è arrivata su una vampata che ho avuto 2 conati di vomito che a momenti gli sbatto tutto dentro al bacon. Ho chiuso, mi sono preso il mio succo e poi dopo. Però Cominciato. dopo la giornata è migliorata, perché Io e te mi ha fatto la sgambata. siamo andati. Quella è stata una cosa molto bella, perché mentre aspettavamo i clienti che arrivavano al pomeriggio, io e te, giustamente, dopo una trasferta leggera, dopo una notte di sonno, abbiamo pensato bene, per farci del male, di andiamo a fare un giro in bici. E abbiamo detto, vabbè, andiamo a Valkenburg perché c'è il museo del ciclismo, c'è il Kauberg, quindi abbiamo fatto Maastricht, Valkenburg, bellissimo il percorso, c'è stradine strette, tutte le case con i giardini aperti, con tutti i fiori, aiuole perfette, casine bellissime, tutto in pista ciclabile a bordo strada, ma pista ciclabile come si deve. All'andata abbiamo incontrato un paio di squadre di donne professioniste e siamo arrivati a Valkenburg. Abbiamo fatto un giro nel centro di Valkenburg, che è una cartolina, c'è cioè un paesino piccolo così, tutti quei localini, barettini così, è bellissimo. Abbiamo fatto avanti e indietro qualche volta e piace il Museo degli Egizi, che cretino. E poi abbiamo detto, dai, facciamo il giro, saliamo il Kauberg fino in cima dove c'è l'arrivo dell'Amstel e poi scendiamo dall'altra parte e torniamo a Maastricht. E
abbiamo attaccato il Kauberg, io e te, Roman, con il 30, 36, 28, ai 8, 9 all'ora, sudando, e... A un certo punto si sente un rumore da dietro, di catena, e ci siamo girati, tu eri appena mezza bicicletta avanti, io ero più verso il centro strada, mi giro, nel momento che mi giro mi passa di fianco in maglia Movistar Valverde, che lui aveva il 53, però mi ricordo la catena sul padellone che si stava facendo il Kauberg, un giro di ricognizione anche lui, perché comunque in quel weekend lì c'erano già tutte le squadre di professionisti, erano arrivate e facevano anche loro facevano la sgambata, il sopralluogo sugli ultimi chilometri del percorso. Devo dire che è stato molto emozionante, perché ti giri e ti passa a mezzo metro, ti passa Valverde, è uno dei flash che mi sono rimasti assieme. Beh, ci siamo resi conto che noi lo stavamo facendo a piedi, cioè lì abbiamo capito che lui andava in bici e noi andavamo su piedi. No, tu Roman dici che è stato emozionante, io dico che è stato umiliante. Noi facevamo gli 8, lui è passato ai 25 col 53, l'abbiamo visto così. E ai Valverde, forza Leandro! Il tutto è durato 5 secondi e poi è scomparso la prima semicurva a sinistra del Kauberg, e noi come due bambini che ci avessero regalato non so, la macchina telecomandata, abbiamo fatto il Kauberg a parlare di Valverde, che ci ha passato a 3 volte velocità, e dopo abbiamo fatto il giro su in cima, bellissimo, che c'è quando arrivi su, dopo il Kauberg, a un chilometro d'arrivo c'è un curvone a destra e c'è il pub dell'Amster. Ti ricordi che c'eravamo fermati? C'è il pub dell'Amster, e dopo c'è anche il museo dell'Amster, c'è il museo della corsa, dell'Amster Gold Race. C'è il museo dell'Amster più avanti. E poi su al Kauberg c'è il casinò, c'è un hotel con le terme, credo. No, era quello che dicevo, in cima, che poi la strada fa una curva lì a sinistra, c'è il casinò con il museo con le terme, ok? Il casinò con le terme, e dopo che abbiamo scollinato il Kauberg, praticamente siamo passati sotto lo striscione d'arrivo, che stavano montando tutte le tribune, e dietro c'era poi il villaggio dove saremmo arrivati noi e poi dove sarebbero arrivati anche loro, nello stesso punto. Aspetta, Roman, prima di proseguire nel racconto, perché dopo le fasi belle arrivano anche dopo. Uno dice, dopo l'avete ripreso e cavato, Stefano, io dico la verità, noi eravamo molto contenti di aver visto Valverde, però, ti ripeto, ci ha passato dopo 100 metri il Kauberg al triplo velocità. Noi abbiamo visto una sagoma, abbiamo visto quasi una scia Movistar, e no, non l'abbiamo mai più visto. No, però, visto in televisione. Quando ci ha passato, io ho buttato su il 53 e lo stavo andando a prendere, ma poi mi è caduta la catena, perché si vede che il viaggio in furgone... Mi si è piegato il cambio e tutta la catena. Sai, Roman, hai fatto il tuo solito scatto, ti sei voltato indietro, però il problema è che lui era già avanti, poi hai fatto 3 pedalate. Lui era già passato. Hai fatto il tuo solito scatto del morto che non capisci un cazzo, hai fatto 3 pedalate, poi hai messo giù il 36-30 e barcollavi. E Peewee dice, vero che la birra Amstel fa cagare lì? No, l'Amstel è, no. La birra Amstel è buonissima. Buono. Perché è una birra, è tipo la birra, a differenza delle birre belghe, che ne bevi due e praticamente non, sei interdetto, cioè non riesci più a parlare, e hai anche problemi di equilibrio, perché fanno 8-9 gradi e ti danno una mazzata, che ti crepano anche perché sono molto dense. L'Amstel è una birra stile tedesca, una lager. Cioè, quindi la birra chiara, che fa pochi gradi, beverina, ghiacciata, no, si beve da Dio l'Amstel. Cioè, almeno io e Roma l'abbiamo bevuta tanta e abbiamo visto, cioè, siamo stati anche bene. Sì, sì, ma da quel punto di vista lì, sul bere niente da dire, eh. È stata una trasferta ottima sul bere. Mangiare qualcosina da rivedere, ma
il bere. Allora, il mangiare, vabbè, comunque facciamo una cosa, giusto? Torniamo matti, facciamo la doccia, andiamo a ritirare con Andrea, ci vediamo con Andrea Tonti, ex professionista in albergo, ritiriamo i pacchi gara, i numeri, arrivano i clienti, segniamo le camere. Cioè... No, no, aspetta, facciamo tutto, i clienti poi avevano un attimo di ritardo, i clienti, per l'aereo, il pullman, così, quindi cosa abbiamo fatto tra le 5 e le 6 e mezza? The Cabinet. The Cabinet, siamo andati ad attenderli a The Cabinet, aperitivo in centro prima dell'arrivo dei compagni. Ah, però dobbiamo dire una cosa, noi nel mentre, perché siccome quando facciamo le trasferte ci piace andare a sentire l'enogastronomia locale, però siamo sempre collegati. Abbiamo preso le borse, i pacchi gara di tutti i clienti, li abbiamo posizionati nelle camere, abbiamo preparato il check-in, abbiamo montato le bici, abbiamo preparato tutto, quindi era tutto pronto. Poi è vero che i clienti hanno avuto un ritardo di un'oretta e mezza con la trasferta della navetta da Eindhoven a Maastricht. E allora, siccome noi eravamo già pronti prima, perché noi avevamo anche detto se ci sbrighiamo a preparare tutto, casomai ci scappa l'aperitivo. Casomai. Il problema è che noi eravamo partiti e avevamo già pianificato tutto, eravamo già pronti per l'aperitivo, ci hanno detto che erano in ritardo di un'ora e mezza, quindi l'aperitivo invece che durare mezz'oretta è durato 2 ore, quindi diciamo che ci hanno regalato 2 ore di divertimento, sempre al The Cabinet. Poi abbiamo cenato in un posto dove ci hanno fatto anche lì, seconda presa in quel posto, pasta e pizza italiana, una roba oscena, abbiamo speso tipo 28-30 euro per mangiare un piatto di pasta che era veramente colla e una birra media, cioè vabbè. Però... Tutta pizza mit ragù, 18 euro pizza con ragù. Una pizza mit ragù con ragù, una margherita con ragù che era immangiabile, 18 euro più un birrino 6. Devo dire che Maastricht, ecco, è una città economica. Ecco, se devo spezzare la lancia costa poco la vita là. Cioè una pizza margherita costa 15 euro e una farcita dai 18 ai 20. Quindi devo dire che è lì proprio... E anche che fa schifo tutto da mangiare. Però diciamo che insomma è arrivata la serata, siamo andati a letto... E abbiamo alla mattina siamo alzati presto e alle 7 siamo partiti da Maastricht per andare alla partenza a Valkenburg. Ovviamente, Giglio, come la maggior parte delle trasferte, il venerdì facciamo una sgambata col sole, giornata meravigliosa. Fantastico. La domenica i professionisti correranno col sole e noi sabato mattina mettiamo fuori il naso per andare alla partenza, pioggerellina. Allora, io mi ricordo che appena partiti, uscendo dall'albergo, voltiamo a destra, avanti 200 metri, si volta a sinistra, si passa il passaggio livello, le rotaie, e inizia la strada che porta a Maastricht. A Valkenburg. E siamo usciti dall'albergo, c'era, sai, il sole sorgeva, erano le 7 del mattino, quindi ancora era un po' buio, ma dico, beh, freschino. Mi do un po' l'olio delle gambe, copro le scarpe, guantini, antivento, partiamo. Ho fatto in tempo a fare hotel, passaggio livello, rotaia, sinistra, rotonda, dritta, Valkenburg. È iniziato a spiovvicinare. È arrivata una bella nuvola, si è annuvolato il cielo, grigio. C'era ancora un po' buio, la luce non era ancora salita del tutto. Inizia a spiovvicinare. 4-5 gradi, vento contrario laterale che arriva dal nord, dal mare del nord. Dopo quarto d'ora sembrava che avessero aperto il rubinetto. Abbiamo preso 130-140 chilometri di 5 ore d'acqua a martello. 5 ore d'acqua a martello. Diluvio universale. E vento di traverso con pioggia che te la in faccia. Io mi ricorderò sempre che mi sono messo davanti subito e ho detto ragazzi, cerchiamo
Memore del Giro delle Fiandre sotto il diluvio universale dell'anno prima, congelati, ipotermia. Detto, ragazzi, cerchiamo di tenere una velocità tipo 32-33 all'ora, perché se andiamo giro ai 28-30 all'ora, perché la gara è lunga, congeliamo. Mi sono messo davanti, ho tirato i primi 100-120 km sempre, in questo sali, scendi, salitelle, fuori, dentro, dai boschi, eccetera, eccetera, fino a che siamo arrivati al 120.